ragazzi, noi ci siamo. C'eravamo sì, messi qua. Questo è utile. Messi qua. Sono loro, bene. Non cercano risposte, soltanto armi. Tanto mi faccio un po' di cura qua. Minchia, con no. Qua sotto ci posso passare, sì. Quanti cazzo ne sono? Mi ha contestato. Eccoti qua. Ma come non è disponibile? Gira la giustizia! Sei finito! Ok, non ci stacca più un cazzo! Ok, fammi prendere un bel po' di roba qua. Sono loro, bene. Non cercano risposte, soltanto armi. Sotto non ci posso passare. Pensavo. Thank you.
andatevene. Come raggiungo quella roba? Lo fa per forza così? Lo fa per pur. Ok, lo vedo. Che cos'è? Quella? Una mappa. Una mappa di cosa? Del nostro mondo. Il pianeta Terra, Aloy. Non è piatto come pensavi. Perché avrei dovuto pensarlo? Durante l'eclissi l'ombra sulla Luna è curva. Quindi il nostro mondo è un globo. Ed è così che appare da lontano. Ne parleremo in un altro momento. Torniamo al problema principale. I robot di Faro si stavano diffondendo in tutto il mondo, divorando qualsiasi cosa. In qualche modo, Elizabeth li fermò prima che fosse troppo tardi. Ma come? L'ultima, qua ci sta un bel po' di roba. Porto già troppo peso. L'eclissi armeggiano con quel demone di metallo. Non penseranno di rispondere. Un altro Kopesh. E questo si muove. Devo cercare un metodo per scappare via da qua. Cioè per scappare per... Devo scendere perché... Questa roba che ho passato non mi faccio. Ma questo qua fa solo pizza.
che cazzo. Allora, proviamo a fare così. Vado a piccare. Ok. Due. Via.
Dai, che cazzo. No, 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 non può finire così. No, 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 no. Non può finire così. Finì così, eh. Cazzo.
no. Porco. Quindi i soldati del passato affrontarono centinaia di quei cosi in una sola volta. Porco schifo, raga. Non potete capire l'ansia, ho tutto sudato. Non ho più spazio. Aspettate che... con le stesse cose un po' sto qua, fammi curare un po'. Che porco schifo. Combatte con sto robo. Mi servirà più tardi. Pozione aumento salute. Perché? Porco schifo. Dai, non ci voglio credere. Cioè, sta roba sta lì fin dall'inizio. E non vado a fare un culo. Non mi fare un po' cura. Anzi, prima che vado, fammi buttare un bel po' di gente qua. Non sapevo chi stava sto cazzo di boss fight. Non sapevo. Quelle sono le 4 e 6. Ma direi di fare altro po' perché almeno ho dura di... Grazie, dottoressa. Si sieda. La ringrazio pure dopo quello che ha detto. La dottoressa Sobek ha chiarito la situazione in generale e ci ha dato una scelta. Dovremmo ringraziarla. Che? Dico, Dio mio! Che ne dite di discuterne offline? Non ci sarà alcuna discussione. Avete visto i numeri? Faro pagherà anche i conti, ma il denaro non può comprare il tempo che serve per completare Zero Dawn. Quello si compra solo col sangue. No, andiamo. Se aggiorniamo la flotta, decifriamo i codici. Hai sentito o no? Stavolta i robot non combatteranno per noi. Se parliamo di decifrare, allora lo scemo impazzito è un predatore alfa. Saboterà e controllerà ogni cosa automatizzata, gli lancerete contro. Così invece sarebbe come lanciare civili in un tritacarne. Comandanti, il nostro nemico si replica più velocemente di quanto lo uccidiamo. E divora biomassa per alimentarsi. Zero Dawn è l'unica soluzione. Quindi mettiamo un railgun in mano a ogni civile forte abbastanza da reggerne uno. Gli mostriamo dov'è il grilletto e lo spediamo al fronte? E come diavolo ci riusciamo? Dandogli qualcosa per cui combattere. Zero Dawn. Il programma di superarmi top secret che ci salverà. Se l'umanità resisterà allo sciame abbastanza da permettere alla dottoressa di finirlo. Vi invio il file con il piano di guerra per l'operazione Vittoria Eterna. Piano? Crimine di guerra, semmai. È spiacevole, ma è già qualcosa. Vista l'alternativa. Dottoressa, abbiamo una base di lancio orbitale abbandonata fuori da Bryce, Utah, per i preparativi di Zero Dawn. È spaziosa. Quando può iniziare? Ne ho già inviato una lista di candidati alfa e beta. Molti sono cittadini stranieri o membri di società per azioni, quindi estrarli... Lasci fare a me. Avrà il suo dream team. Si fidi. Allora vado. Base di lancio orbitale. Che cos'è? Cosa ha fatto questa gente? Cosa ha fatto Elizabeth? Libera da quel posto. Ora devo trovare la base di lancio orbitale di cui parlavano. Ho consultato i miei dati e trovato la base. È la buona notizia. E la brutta? È proprio sotto alla cittadella.
il palazzo di Tramonto. La capitale dei Cargia delle Ombre. Non proprio il massimo. Il palazzo brulica di agenti dell'Eclissi, in posizione di autorità, e tutti indossano un focus. Appena ti vedranno lo farà anche Ade. Ordinerà di ucciderti, e stavolta avrai contro l'intero esercito dei Cargia delle Ombre. Allora disattiva il loro focus. L'hai già fatto prima. Non è semplice. Troppi focus nello stesso posto. Comunicano fra loro e fanno rapporto ad Ade, un'intera rete di focus. Una rete? Che intendi? Immagina un'enorme ragnatela invisibile estesa per tutta la valle che connette tutti i focus insieme, permettendogli di comunicare a grandi distanze istantaneamente. Capito. Beh, c'è un modo per distruggere questa ragnatela? Distruggere la rete? Audace, sì. C'è un modo. Un punto debole nella rete. Indicamelo. Non è così semplice. Mi servirà del tempo per elaborare i dettagli. Quindi che cosa dovrei fare? Aspettare? Di sicuro hai altre faccende da sbrigare. Mi faccio vivo io. Aspetta! Silence! Altre faccende da sbrigare. Beh, Varl e Sun hanno ancora bisogno di me con l'Eclissi. Andrò appena del demone. Ragazzi, non ho capito che cosa... Cioè, mi state dicendo che adesso dovrei andare a... Scusa ragazzi, ogni tanto mi fermo col falò perché devo salvare, così almeno. Ciao corsieri. Diamine! Questo non va male. No, che ci siamo quasi. Deve essere qui che hanno massacrato lo squadrone. Che distruzione. Forse il capoguerra ha parecchie macchine. Tutte controllate dagli assassini. Hanno lanciato una mandria impazzita giù dal pendio. In ora sono riusciti ad abbattere un corruttore. Ma non prima che gli assassini lo usassero per mandargli contro altre macchine. Sì, non mi fa parlare, porco schifo. Mi fai parlare? Audace, parliamo! Ok, faccio questo. Morti e feriti sono sistemati. Ci sono altri audaci o guaritori? Solo io. Sei ferito? Che è successo? Di tutto. Là fuori è il caos. Il capoguerra mi ha mandato per fare rapporto. Così non le sono utile.
Varl ha detto che il capoguerra ha rintracciato gli assassini. Li ha trovati? Abbiamo seguito le tracce, ma continuavano a mandarci addosso macchine corrotte. Le mie ferite mi hanno rallentato. Così il capoguerra mi ha mandato indietro per riferire che non si arrende. Quindi, eri qui quando lo squadrone è stato aggredito? Esatto. Non immaginavo giorno più cupo dopo la prova, ma mi sbagliavo. Il capoguerra ha morti subito a decine. Se Sona non fosse arrivata a guidarci, saremmo tutti morti. Varl mi ha mandato a cercare Sona. Hai idea di dove sia ora? Posso dirti dove ci siamo divisi. Alla torre di metallo, a sud-est delle rovine di sete del demone. Guarda l'altura dietro, quella col macigno. Io andrò all'abbraccio e dirò quello che so a Varl e agli altri. Che la madre ti dia forza, ti servirà. Da sola. Bene ragazzi, allora noi finiamo qua la puntata, quindi noi ci vediamo domani con la 13ª puntata, con la ricerca di Sona. Bella ragazzi.